Carissimi amici e amiche, bentornati. Nuova puntata del ciclo di catechesi La Santa Dottrina Cattolica, con le note di questa splendida canzone di The Sun, che è un inno alla vita, molto bella, se mi posso permettere di fare un po' di diffusione. Ci accompagnerà adesso per qualche puntata in cui tratteremo del quinto comandamento, perché è una canzone scritta da questi cari ragazzi. E per tutto quel marasma che è successo di stragi, di morti, di terrorismi, di case diroccate, dove recentemente è stato anche il Papa, proprio nell'antica Mesopotamia, a Mosul. Quindi distruzione, guerre commesse in nome di Dio, disprezzo della vita umana, ecco, vite calpestate sotto i piedi, che ci introducono al tema di queste puntate, che è il quinto comandamento. Comandamento meraviglioso, bellissimo, è quel secondo dei comandamenti riguardanti il prossimo, che è fondamentalmente un canto, un inno alla vita e alla dignità proprio della vita umana, che è in quanto tale un prodigio meraviglioso, ecco, come dire, una testimonianza, ecco, di ciò che Dio è. Noi crediamo in Dio che è la vita. Dio non è che semplicemente ha la vita o è vivo. Dio è la vita. Gesù nel Vangelo ci ha lasciato quella meravigliosa autodefinizione di sé. No? Io sono la via, la verità e la vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, no? Certo che nella Sacra Scrittura scorre sempre questo doppio binario, no? C'è la vita biologica, che certamente ha una sua importanza, una sua dignità, diremo che il quinto comandamento tutela e difende la vita biologica, certamente, ma c'è la vita con la V maiuscola, che è la vita degna di essere vissuta, è la vita soprannaturale, che è quella che il Signore ci porta, che è il dono di grazia che il Signore ci ha donato, è quella che abbiamo vissuto nella ininterrotta gioia della settimana in albis e che deve accompagnarci ancora. Ecco, allora, la Chiesa sta sempre dalla parte della vita, perché il Signore sta sempre dalla parte della vita. E noi oggi viviamo in una cultura, non vorrei diventare retorico, insomma, la retorica è sempre una cosa poco simpatica, no? Ma viviamo in una cultura non solo di morte, ecco, di morte che ha trovato il modo per essere, ahimè, sempre più legalizzata e dove incombono sempre nuove incipienti o anche più che incipienti, già abbastanza diffuse, pervasive forme di aggressione contro la vita, ecco, soprattutto nei confronti della vita innocente o indifesa. Il quinto comandamento vedremo proprio che proibisce l'uccisione di un essere umano innocente in senso proprio, no? Ecco, da qui poi derivano tutti quanti i corollari del quinto comandamento, che sarà un pochino adesso articolato vederli, no? Tra cui la legittima difesa, la cosiddetta, diciamo così, dottrina cattolica della guerra giusta, di cui parla il catechismo, ecco, il fatto che fino alla recente ultima dichiarazione di Papa Francesco, che ha, come dire, messo l'ultimo tassello alla progressiva, diciamo così, erosione, ecco, delle cause che si ritenevano legittime per poter, in casi gravissimi, infliggere la pena di morte, ma già il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma esplicitamente, in un passaggio fondamentale, che allo stato attuale del progresso, diciamo così, e del punto a cui è arrivato, diciamo così, genere umano, ecco, i casi sono praticamente diventati quasi inesistenti, no? Ecco, quindi quello che ha fatto il Sommo Pontefice, dichiarando
l'inaccettabilità della pena di morte e la conclusione di un processo che andava avanti abbastanza a lungo, no? Però, ecco, tanto per capire il principio, quando si tollerava, ecco, l'inflizione della pena suprema, il principio è che il comandamento tutela la vita umana, la vita di un essere umano innocente. Per cui quando l'innocenza non c'è, la tutela della vita umana è comunque doverosa, ma non è un assoluto, quindi non può, bisogna mettere e comporre, diciamo così, tutta quanta una serie di interessi e di situazioni con estremo criterio di discernimento. L'argomento è estremamente delicato ed alcuni passaggi del Catechismo della Chiesa Cattolica, che molto volentieri ho ripreso, come dire, esortano anche e usano dei termini molto molto forti e molto molto chiari, diretti anche nei confronti dei legislatori che non possono, non devono per nessun motivo, ecco, giocare o legiferare a cuor leggero su questo argomento perché ne risponderanno, credenti o non credenti, cioè che ci credano o non ci credano, dinanzi all'Altissimo, quindi non si scherza su questo argomento. L'argomento è abbastanza esteso, e le testimonianze della Sacra Scrittura sono molto, 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 molto forti, insomma, oltre al quinto comandamento, sappiamo bene che Gesù, nel discorso della montagna, quando ha ribadito i 10 comandamenti, ha cominciato proprio dal quinto, avendo inteso che fu detto agli antichi non uccidere, così esordisce anche il Catechismo della Chiesa Cattolica nella sezione in cui comincia a trattare di questo argomento. Ma io vi dico, chiunque addirittura si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio, eccetera, eccetera. Quindi non soltanto ha ribadito, ma ha ulteriormente portato a compimento, quindi dilatato, l'importanza di questo comandamento, quindi abbracciandone anche la dimensione spirituale, quindi venendo a coinvolgere, come vedremo, anche gli aspetti dell'ira, dell'odio volontario, della vendetta, ecco, che in nessun modo possono essere accettabili, ma che costituiscono di per se stesse tutte quante forme, di peccato molto molto grave, quindi di non, ecco, di non da non potersi commettere a cuor leggero, no? Quindi la Sacra Scrittura, come dire, ha un'amplissima testimonianza al riguardo. Pensiamo, ecco, il primo momento in cui appare la tragedia, ecco, dell'uccisione della vita umana è con il celebre passo di Caino e Abele, quindi Caino che uccide Abele, il primo degli omicidi, la prima volta che la terra abbia avuto il sangue umano sarebbe stata purtroppo la prima di una lunghissima serie. Il peccato, l'uccisione di Caino e Abele è nel libro della Genesi narrata dopo il peccato originale, quindi subito. Cominciamo subito, ecco, quella grande discesa, ecco, dell'uomo verso il basso che avrebbe portato veramente danni, insomma, all'essere umano. No? Nel libro della Genesi si legge ancora che del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. Si legge sempre nel libro della Genesi, capitolo 9, versetti 5 e 6. No? Quindi, da un punto di vista, diciamo, biblico-scritturistico, non c'è molto da dire, anche perché il precetto non uccidere è tradizionalmente, diciamo così, considerato appartenente alla legge naturale, anche se oggi il concetto stesso di legge naturale, scusatemi questi preamboli, ma sono necessari, è messo in discussione da molti ordinamenti giuridici moderni. Adesso non voglio giustamente fare una lezione di diritto al riguardo, ma ci sarebbe molto da dire, insomma, su questo. Però
Però il precetto non uccidere, come il quinto e il settimo comandamento, sono, diciamo così, universalmente recepiti praticamente in tutti quanti gli ordinamenti, in tutte le legislazioni, insomma, no? Sono anche, come dire, recepiti nella vulgata comune che tutte quante le persone pensano di essere giuste, quindi di non avere peccati perché non ammazzano e non rubano. Quindi io dico sempre, dico, sì, conta non avere peccati, insomma, conta non commettere reati, insomma, perché uccidere e rubare, oltre che peccati, sono anche reati, no? Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica, diciamo, presenta molto esaustivamente le fattispecie di peccato. Evidentemente, come diceva San Tommaso, su questa materia, cioè quando si tocca la vita umana, è inutile dire, insomma, no? Che la specie è grave, insomma, no? Quindi non è neanche da specificarlo troppo, no? Quindi, allora, c'è anzitutto evidentemente l'omicidio volontario, quindi vado veloce perché su queste cose, insomma, penso che siamo tutti quanti d'accordo, quindi un omicidio diretto e volontario, aggravato in certe circostanze da codice penale, tipo l'infanticidio, tipo il fratricidio, il parricidio, il matricidio, adesso c'è il femminicidio, quindi l'uccisione del coniuge, quindi evidentemente sono crimini su cui non c'è bisogno, insomma, di spendere troppe parole per stigmatizzarne l'intrinseca cattiveria, insomma, e immoralità grave, molto molto grave anche per l'irreparabilità del danno, no? Chiaramente il discorso comincia a diventare, come dire, oggi lo chiamerebbero sicuramente confessionale. Anzi, non c'è neanche da usare il condizionale, perché di fatto in Italia in parte, in altre legislazioni in tutto, quando si toccano argomenti come l'aborto e l'eutanasia, si comincia, come dire, a sofisticheggiare, d'accordo, con concetti tipo che la vita, non si può parlare di vita quando ci sono i famosi grumi di cellule. Penso che queste cose le abbiamo sentite un pochino tutti. E adesso con il dilagare delle dottrine eutanasiche, che vanno sempre più diffondendosi e diventano leggi di sempre più stati. Gli ultimi casi recenti sono abbastanza prossimi a noi, insomma, di cronaca. In Italia non c'è ancora questa cosa, anche se qualche cosa è stato introdotto, insomma, con le DAT, con i primi approcci di testamenti biologici, insomma, speriamo che il Signore ci preservi, insomma, da questa cosa. E quindi la cultura contemporanea, arrampicandosi un pochino sugli specchi, come ben sappiamo, e prospettando dei diritti veri o presunti, che non possono però mai comportare la disposizione della vita altrui, pensiamo agli slogan che a me sinceramente fanno tanto male, mi fa tanto male vedere, ho visto qualche volta delle immagini d'epoca, insomma, prima del famoso 1978, quando in Italia fu approvata la legge 194. Donne manifestare, insomma, scrivere delle cose con certi striscioni, fa proprio tanto male vederle. A me personalmente fa proprio tanto, tanto male vedere scritte tante cose, vedere manifestare in un certo modo, pensare a quanto veleno purtroppo è stato seminato nel cuore di queste povere, sorelline, insomma. E purtroppo i danni che da questo è derivato. L'aborto pare che, da stime che siano fatte, che si sono state fatte, insomma, con tutti quanti gli aborti legalizzati in tutto il mondo, adesso ormai non esiste più praticamente paese, tranne lo Stato della Città del Vaticano, credo, che non abbia legalizzato l'aborto, ci sta poco da scherzare. Quindi si parla di numeri veramente impressionanti, una carneficina. E milioni di esseri umani innocenti che non hanno visto la luce del sole.
con il famoso grido, insomma, l'utero è mio, lo gestisco io e cose di questo genere, quell'espressione, ripeto, che fanno un pochino, fanno un pochino specie. Allora, il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma esplicitamente al riguardo, non lascia possibilità di equivoci. Non ci dovrebbero essere troppe spiegazioni da dare. Ci sono molte persone intelligenti anche che si definiscono, come oggi si dice, laiche, non laiche come le definiamo noi dentro la Chiesa Cattolica, cioè i fedeli laici sono le persone che non fanno la vita religiosa, anzi, anche nella vita religiosa, per la verità, ci sono i fratelli laici. Quindi laico in senso stretto è non appartenente all'ordine sacerdotale, insomma, no? Ecco, quindi cosiddetti laici che hanno provato a far ragionare semplicemente le persone intelligenti, cioè dicendo come in un ordinamento giuridico, se tu condanni l'omicidio, quindi l'uccisione di un essere umano innocente, ma cosa c'è di più innocente di un esserino indifeso proprio per antonomasia, perché non è neanche in condizione di poterlo fare, e che di per sé viene ucciso nel grembo in maniera, come dire, tra l'altro anche un po' proditoria, proprio dalla persona che secondo natura dovrebbe essere quella che lo custodisce, che lo protegge, quindi che lo accoglie e che gli permette di venire all'esistenza. Cioè, io veramente non tante volte mi chiedo veramente che questi sono tempi veramente proprio sotto il segno del nemico dell'umana salvezza, perché non si riesce a comprendere come si è potuto giustificare, diciamo così, anche da un punto di vista, ripeto, semplicemente razionale, una cosa del genere, nel senso che non. Sappiamo storicamente come è avvenuto, perché guardate che purtroppo si prendono sempre i casi limite, d'accordo? Per le grandi leggi che hanno messo, diciamo, KO, che adesso ormai come si tornerà indietro, Dio solo lo sa. Se non ci mette le mani lui, sembra impossibile tornare indietro, almeno a livello legislativo, insomma, no? Certamente ci sarà la testimonianza dei buoni cristiani che evidentemente sfuggono da certe prassi, però a livello culturale e legislativo non si, io sinceramente non vedo come si possa tornare indietro, no? Il problema è stato sempre il problema dei casi limiti, cioè per introdurre il divorzio dice la violenza è una persona che viene massacrata di botte e che deve stare per tutta la vita, insomma, per forza legata, oppure per l'aborto, ma se ho subito uno stupro e tu pensa cioè, o cose di questo genere, quindi i casi chiaramente estremi, limite, no? Per i quali, insomma, non reagire con un andarsene di casa o con un abortire è un atto già quasi eroico, no? Nel senso, no? Quindi si prende il caso limite e dal caso limite poi si passa dal limite, si passa alla norma. È sempre così, purtroppo. Queste sono tecniche molto molto diffuse per fare entrare una cosa che ordinariamente la coscienza sociale ancora avverte come ripugnante, devi scuoterla attraverso il caso limite, no? Pensiamo adesso a tutti quanti gli esempi dell'eutanasia, non faccio nomi, ma ci sono stati tanti casi nel corso della storia, anche italiana, antica o recente, limite, d'accordo? Limite sbattuti sistematicamente in faccia a tutti attraverso i mezzi di comunicazione. E dice, poverino, povero disgraziato, che razza di vita sta facendo? Ormai è ridotto una larva umana e quindi è un atto di misericordia, di carità e di amore nei suoi confronti, consentirgli di staccargli la spina, d'accordo? O farlo morire, o aiutarlo a morire. E al tempo stesso l'affermazione di un diritto a morire con dignità, d'accordo? Quindi, cioè, comprendiamo, no? Allora, dinanzi a questo, la Chiesa continua a portare alta, senza timore, la parola della verità, ben consapevole del fatto di incontrare una
opposizione, a volte anche una persecuzione in questi tempi, d'accordo? Anche violenta, in qualche caso, almeno da un punto di vista verbale, cioè da un punto di vista, diciamo così, di ostracizzazione o di presentazione di certi pensieri come lesivi di diritti o oscurantisti. Nel Catechismo si legge chiaramente, cito insomma perché è bene farlo, che fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato, fin dal primo secolo. E questo insegnamento non è mutato. L'aborto diretto, cioè voluto come fine o come mezzo, è gravemente contrario alla legge morale. Questo si legge nel 2271 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di aiuto in modo degno dell'uomo. Perciò la vita una volta concepita deve essere protetta con la massima cura e l'aborto, come pure l'infanticidio, sono abominevoli delitti. Sono parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, non mie, abominevoli delitti, cioè cose che fanno schifo. Cioè, abominevole, non c'è bisogno che lo spieghiamo, no? Io mi chiedo, perché io mi chiedo, guardate, il problema grande dell'essere umano, lo vedremo anche qui. Vi prego di fare attenzione, chiunque ascolti queste parole. Allora, il segreto per non sbagliare è uno solo. È chiudersi dentro la stanza, come dice Gesù, mettersi in silenzio e pensare. Cioè, io vorrei, lo vedremo poi nel mondo della verità, quale essere umano che abbia un cuore normale, un'intelligenza normale, che si sieda e non parta da pregiudiziali ideologiche, d'accordo, precostituite. Cioè, come si fa a dire che l'aborto non sia una cosa abominevole in se stessa? Attenzione, cioè, qui nessuno vuole ergersi a giudice né di chi l'ha fatto, né delle coscienze di nessuno che giudica soltanto nostro Signore. Quindi, le modalità, le circostanze, i drammi che ci sono dietro a queste questioni ci sono spesso e volentieri, d'accordo? Quindi, e giudica su questo soltanto nostro Signore. Ma guardiamo il fatto in sé, il fatto in sé, cioè, per quanto i laici magari non sappiano neanche che cosa sia l'anima o non ci vogliono credere, ma noi adesso abbiamo, cioè c'è la scienza, capito? C'è la scienza, cioè la scienza ci dice che già lo zigote, quindi, cioè già lo zigote c'ha tutto quanto il programma genetico di quello che sono io a 50 anni, capito? Quindi non si può dire che in uno zigote non c'è la vita, c'è la dimostrazione scientifica, cioè si è formato un qualche cosa di nuovo, si è formato un DNA nuovo, cioè da subito, d'accordo? Da subito. Quando sono stati fatti alcuni documentari, un pochino per la verità, agghiaccianti, che fanno vedere cosa succede a un feto quando viene abortito, cioè sono delle cose un pochino forti, insomma, no? A volte, come dire, questa modalità anche del mettere davanti l'orrore, capito? Perché in una cosa di questo genere l'orrore viene completamente anestetizzato, capito? Perché l'aborto, uno si fa l'anestesia, ti fanno un'operazione, tu non ti accorgi di niente, non sai niente, quindi se non ci pensi, ti levi il pensiero dalla testa, ma non è un'esperienza, come dire, in se stessa traumatica. Se tu vuoi non pensarci, se ti vedi il documentario, ti prende un infarto, ti prende. Ma ti devi vedere il documentario, però. Quindi devi dire, cioè, quei documentari che girano. Ma se uno si mette seduto, fermo restando che possono starci dei casi terribili, limiti, ma può pagare l'innocente per il peccatore, d'accordo? Cioè, si può, pensando bene a quello che è una cosa di questo genere, dire si può fare senza nessun problema, anzi questo è un diritto, anzi questo è guai a chi ce lo tocca. Cioè, gli esseri umani, tutti gli esseri umani, anche gli atei, d'accordo? Cosa dice la Chiesa? La Chiesa dice
Dice, si dannano tutti quanti non battezzati? Per carità di Dio, assolutamente no. Ci sono dei non battezzati che non si danneranno e dei battezzati che si danneranno. Cosa ci chiederà nostro Signore quando andiamo al suo cospetto? Cosa dice la Chiesa? Se abbiamo agito secondo il bene e il male, che abbiamo conosciuto ascoltando la voce della nostra coscienza. La voce della nostra coscienza non sono le ideologie, d'accordo? Oppure l'affermazione perentoria, arbitraria e apodittica di un supposto diritto in forza del quale io calpesto qualunque cosa che mi sta dinanzi. Tu puoi anche manifestare, fare tutto quello che vuole, ma la coscienza che ti porti dietro e che tutti gli uomini hanno, se tu fai un attimo di silenzio, ti urlerà: questo non è giusto, questo non si può fare. Possono esserci 100 miliardi di leggi dello Stato che te lo consentono, ma questo non si può fare, non si deve fare. E sulla base di questo tutte le coscienze saranno giudicate da Dio, anche gli atei. Gli atei sono liberissimi di non crederci al nostro Signore, ma quando moriranno se lo troveranno davanti. Il nostro Signore non è che gli dirà brutto disgraziato, no, no, assolutamente. D'accordo? Un ateo, anche qui non si può giudicare perché è diventato ateo, cosa è successo, quale brutta esperienza ci ha avuto, non lo sappiamo, d'accordo? Ma qualunque essere umano ha la coscienza. Io vi dico che anche tanti fedeli cattolici devono imparare a agire secondo coscienza. Non andando a cercare di tacitare la propria coscienza o di nasconderla dietro qualcosa o qualcun altro da se stessa. E non so se riesco a farmi capire. Cioè, io sono un sacerdote, quindi queste cose ci contatto tutti i giorni, no? Cioè, quando mi contatta qualcuno e mi chiede, per esempio, un parere su una questione, allora io delle volte cerco di farlo già e dico: guarda, già che ti sei posto il problema, che ti dice che ti sei posto il problema? Solo essertelo posto. Poi vediamo se ci sta. Ma tu te lo sei posto il problema. Quindi che significa? Significa che qualcosa già te lo senti dentro. È vero che delle volte possono esistere coscienze che si chiamano scrupolose, d'accordo? E non bisogna scambiare la coscienza con le proprie, insomma, idee distorte. Non è sempre così semplice. Però quella vocetta che dentro il cuore ti dice non si fa, non si deve fare, questa suona dentro il cuore di tutti. E per quanto tu con la tua volontà umana, lasciatemi passare questo termine, cerchi di soffocarla e cerchi di farti tutte quante le tue belle convinzioni razionali o pseudo-razionali che fanno ridere le galline, d'accordo? Per giustificare certe cose, proprio ridere le galline mortificano l'intelligenza dell'uomo, per quanto mi riguarda, la voce grida lo stesso. La voce grida lo stesso. Attenzione che vedo alcuni commenti in diretta e mi permetto di dire, qui nessuno sta parlando delle persone, qui stiamo parlando del peccato, d'accordo? Le persone le giudica sempre e soltanto nostro Signore. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, anche quando si parla del suicidio, si dice che, tanto è vero che oggi i funerali e i suicidi si fanno. Perché? Perché tu non puoi sapere cosa che si porta dietro sta persona, quale dramma viveva, che tragedia ha vissuto, che cosa stava trascinato, quanto era lucido, quanto c'era la disperazione, non lo possiamo sapere. Nel cuore dell'uomo ci guarda soltanto nostro Signore, ma il fatto in se stesso, quindi poi cioè i casi limite o le coscienze, nessuno giudica nessuno, le persone non si giudicano, d'accordo? Ma il fatto certo che si giudica. E si giudica come deve essere giudicato, come abominevole delitto, d'accordo? Queste sono parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, d'accordo?
Io sono un ministro della Chiesa Cattolica, l'ho fatto, cioè, leggo il Catechismo della Chiesa Cattolica perché sono temi, appunto, questi molto, 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 molto sensibili, molto delicati, molto importanti. E il buon San Giovanni Paolo II dice: attenzione, quando ci sono dubbi dottrinali, si prenda come riferimento il Catechismo della Chiesa Cattolica. Che prosegue: la cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. Chi procura l'aborto, se ne consegue l'effetto, incorre nella scomunica late sentenze per il fatto stesso di aver commesso il delitto e alle condizioni previste dal diritto. Con ciò, subito si specifica, la Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia. Perché la Chiesa commina la pena canonica della scomunica late sentenze? Perché vuole portare alla disperazione e condannare senza appello chiunque abbia abortito? No, perché il pentimento esiste anche per queste povere persone, d'accordo? Ma serve a mettere in evidenza la gravità del crimine commesso, perché quando per una cosa c'è la scomunica, vuol dire che qui stai proprio andando, ma proprio oltre, 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 cioè perdi la comunione con la Chiesa Cattolica. Quindi in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato all'innocente ucciso, ai suoi genitori. Perché la scomunica si intende anche, si estende anche alla cooperazione formale e a tutta la società. Cioè, l'innocente ucciso non ritorna sul pianeta Terra, capito? Tu allora, prima di incorrere in una cosa del genere, pensaci bene. Quindi la Chiesa dice: sta' attento che c'è la scomunica. Attenzione, ripeto, fino all'esasperazione, stiamo parlando di fatti e non di persone. D'accordo? Le persone le giudica soltanto Nostro Signore, le circostanze sono decisive in tante fattispecie di peccato, d'accordo? E possono essere le più svariate. Ma siccome sono state fatte delle leggi dello Stato, da parte di tante legislazioni, per dire questa è una cosa buona, io te la faccio fare e te la pure pago col Servizio Sanitario Nazionale, voi pensate, no? Un povero prete, d'accordo, che quei quattro soldi di remunerazione che hanno come fondamento la carità che prende, ci paga le tasse, d'accordo? Ma pensate che con le tasse, da chi è pagato il Servizio Sanitario Nazionale? Dalle nostre tasse, d'accordo? Cioè, capito? Cioè, con le mie tasse potrebbero essere pagate robe del genere, d'accordo? Cioè, che dobbiamo fare? Quindi, qui stiamo parlando del valore, del principio, ripeto, non della persona. La Chiesa afferma il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente e continua, rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione. Perché la Chiesa c'ha qualcosa da dire sui valori sensibili alle legislazioni, non sulle cose che sono di competenza, diciamo così, laica, ma questa non è una cosa di competenza laica, cioè la vita chiama in causa la coscienza, tant'è vero che i medici cattolici fanno obiezione di coscienza, gli infermieri cattolici fanno obiezione di coscienza, le ostetriche cattoliche fanno, non solo fanno, devono farla, perché se non la fanno sono cooperatori formali al delitto d'aborto e sono scomunicati. Ok, cioè accompagnare una persona in ospedale ad abortire è cooperazione formale, d'accordo? Non è che io per pietà posso farlo, non lo posso fare, non si può fare. Ok? Proseguo la lettura, siamo al 2273. I diritti inalienabili della persona, inalienabili, dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell'autorità politica. Tali diritti dell'uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano la concessione della società e dello Stato. Appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo, attenzione a queste parole, da cui ha preso origine, attenzione, cioè
Il diritto alla vita è un diritto, attenzione, inalienabile e tecnicamente, da un punto di vista giuridico, si dovrebbe chiamare indisponibile. Indisponibile vuol dire che non se ne può disporre neanche per te stesso. Cioè, le legislazioni, per esempio, eutanasiche dicono: ma se una persona è d'accordo, che problema c'è? Io non posso uccidere una persona, ma se me lo chiede lui. Se mi dice per pietà non voglio più soffrire, aiutami a morire, nessun problema. Ma la persona non ha il diritto di disporre, d'accordo? Non può fare questa cosa qui. In forza dell'atto creativo di Dio, perché il Signore della vita e della morte è uno solo. Non possiamo farlo. Cioè, io non posso disporre né della vita altrui né della vita mia. Tant'è vero che insieme all'omicidio è peccato grave. In se stesso, ripeto, da un punto di vista oggettivo, anche il suicidio. Io non solo non posso disporre della vita altrui, ma non posso disporre neanche della mia. E non è che se a qualcuno gli dico ammazzami, quello mi ammazza, ma me l'ha detto lui, quindi io ho temperato un suo atto di volontà. No, perché quello è un diritto indisponibile. D'accordo? Lui non può disporre, non può, non ti libera la sua volontà dalla tua colpa di avergli tolto la vita. È chiaro che qui si parla di legge morale, d'accordo? Qui si parla di legge morale che, secondo quello che dovrebbe essere, si trova su un piano superiore della legge civile, perché la legge civile dovrebbe essere sottomessa alla legge morale e non sottomettere o calpestare la legge morale. Purtroppo oggi così non è. Sappiamo bene, insomma, no? Per esempio, se lo Stato è laico, è una cosa buona o è una cosa che non è buona? La Chiesa dice di per sé. Allora, se con laico tu intendi che nella gestione delle cose temporali e nelle cose che seguono delle leggi proprie della vita, diciamo così, di questo mondo, tu hai una tua legittima autonomia, perché è chiaro che non si discute, o che tu non hai dei vincoli di tipo confessionale, quindi che ti leghi ad una certa confessione religiosa, va bene anche questo. Ma se con laico tu intendi sganciato, cioè così come nel positivismo giuridico, adesso non voglio mettermi a fare un discorso di diritto, significa che tu ritieni che l'ordinamento giuridico e la legislazione sia autoreferenziale, quindi al di sopra di ogni altra cosa che non sia se stessa, e questo no, eh. Cioè, di fatto lo hanno fatto, perché anche dalle parti nostre c'è questo, ma questo non va bene. Questo non va bene, perché per divina volontà la legge civile è soggetta alla legge morale e alla legge divina. Quindi questo stravolgimento delle cose, cosa intendi tu con laico? Perché ci sono i famosi termini equivoci, d'accordo? Perché in una certa accezione è accettabile. In altre accezioni è chiaro che non è accettabile se comporta questo. E infatti prosegue il Catechismo della Chiesa Cattolica in questo senso. Se nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, articolo 3 della Costituzione italiana. Tra l'altro, sta scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, non lo sto dicendo io, eh. Io sono ministro della Chiesa Cattolica e sto dando voce a quello che la Chiesa Cattolica ha sancito. Ripeto, nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Pensa un po'. Quindi non è un problema confessionale. Non sono tutti uguali. Allora, la legge tutela il fatto che se qualcuno mi viene ad ammazzare, subirà un processo e se ne andrà in galera per omicidio volontario, giusto? Ma io non è che sono diverso da tutti gli altri, cioè la tutela della vita riguarda tutti, riguarda, no? Se tu fai una categoria di persone,
o di esseri umani, che può essere impunemente soppressa, dove sta il principio dell'uguaglianza sostanziale di tutti davanti alla legge? Dov'è? Dov'è? Io parlo anche, come dire, da persona che ha studiato il diritto. Quando c'è un omicidio, ci sono le circostanze aggravanti. Cioè, che un omicidio è particolarmente. Cioè, se tu uccidi un bambino, l'infanticidio è una circostanza aggravante perché è particolarmente riprovevole uccidere un bambino, no? Manco in guerra si uccidono le donne e i bambini, ma le guerre che facevano i barbari, insomma, non quelle da adesso, no? Ma scusa, ma è un feto, un essere umano innocente, cioè, non è ancora più grave, cioè. Boh, cioè. Ci vuole la fede, ci vuole che uno, no, tu sei credente, quindi credi a queste cose, ma io non sono credente e quindi posso agire su questo, su questi argomenti in maniera indipendente. Ma. Boh. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, sto continuando a leggere il 2273, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. Anche qui, Stato di diritto di per sé dovrebbe essere un concetto nobile, purché il diritto conservi la sua funzione. Non voglio fare una lezione di filosofia del diritto questa sera, anche se sono già due o tre volte che sto cadendo in questa tentazione. Purché il diritto conservi la sua alta funzione di essere il decodificatore della giustizia. Capiamo subito che se il diritto è il decodificatore della giustizia e non lo stato di diritto alla luce delle concezioni positivistiche degli ordinamenti giuridici, d'accordo? Quella è un'altra cosa, quella lì. Quindi, ma se lo stato di diritto è custode della giustizia, è evidente che se la forza dello Stato non è al servizio dei diritti di tutti, in particolare dei più deboli, cioè di chi è più indifeso, ne mina le fondamenta stesse. Continua e finisce la citazione del 2273, come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno accordati al nascituro a partire dal momento del concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti. E attenzione che il concepito, e qui parlo sempre da queste cose, non credo che siano cambiate, io non mi avventuro mai a parlare troppo di legge perché i miei studi risalgono a quasi 30 anni fa, quindi potrebbero essere datati, ma ricordo benissimo che in tema di successione, per esempio, ci sono i diritti del concepito, cioè se muore una coppia, lei aspetta un bambino, d'accordo? E durante la gravidanza, Dio non voglia, il papà muore. Quel bambino avrà diritti successori, avrà partecipazione al patrimonio del padre oppure no? Si apre al codice civile. Ah, cioè, tu stai con la contraddizione in termini, no? Che il nascituro potrebbe avere degli incipienti diritti successori e non c'ha il diritto alla vita. Oibò, dico, com'è qua? La legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti. Catechismo della Chiesa Cattolica. Come un tempo prima della legge 194 era. Riguardo sempre questo tema, c'è anche un altro, ci sono degli aspetti un pochino dei corollari, no? Per esempio, la diagnosi prenatale. Sappiamo che c'è la cosiddetta amniocentesi, che è moralmente illecita. La diagnosi prenatale, infatti, è moralmente lecita solo se rispetta, uno, la vita e l'integrità dell'embrione, che non può essere messa a repentaglio, e del feto umano, ed è sempre orientata alla sua salvaguardia
salvaguardia o alla sua guarigione individuale. Cioè, se tu fai l'amniocentesi perché devi verificare che se il feto fosse, Dio non voglia, malformato, quello si chiama aborto eugenetico, d'accordo? Va da sé, proseguo la citazione del 2274, e se è gravemente in contrasto con la legge morale, quando contempla anche solo l'eventualità, in dipendenza dei risultati, di provocare un aborto. Una diagnosi non deve equivalere ad una sentenza di morte. Quindi, viva Dio, se ci sono delle malattie o delle malformazioni su cui si può intervenire già durante la gravidanza, è chiaro, no? Ben vengano. Ma se il fine è una diagnosi finalizzata ad eventuali aborti, che in questo caso si chiamano proprio eugenetici, se è malformato o se è così e così, non lo voglio. Capiamo che la fattispecie diventa molto molto differente, no? Si prosegue ancora nel numero 2275. È immorale, quindi fermo restando che su gli embrioni umani si possono fare degli interventi che ne rispettino la vita e l'integrità, che non comportino per lui rischi sproporzionati, quando sono terapeutici, ma siano sempre finalizzati alla guarigione, al miglioramento delle condizioni di salute o alla sopravvivenza individuale, è però immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come materiale biologico disponibile, cosa che purtroppo sappiamo oggi essere ampiamente diffusa. Alcuni interventi sul patrimonio cromosomico genetico non sono terapeutici, ma mirano la produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità prestabilite. Queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell'essere umano, alla sua integrità e alla sua identità unica e ripetibile. A corollario di tutto questo, noi sappiamo che il catechismo è stato promulgato da San Giovanni Paolo II, che scrisse anche una meravigliosa enciclica, che è l'Evangelium Vitae, a tutela proprio della vita umana nascente, dove approfondisce ulteriormente, scandaglia con la sua alta competenza, insomma, anche filosofica oltre che teologica. Sappiamo che San Giovanni Paolo II era un grande filosofo, oltre che un grande uomo di Dio, che approfondisce ulteriormente questi aspetti indubbiamente da tenere in ferma considerazione. Sappiamo bene che allo stato attuale non sembrano esserci speranze alcuna, ecco, di modifiche nel campo della legislazione civile. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare tanto, dobbiamo pregare tanto perché dove non arriva la capacità degli uomini, essendo ormai la maggioranza assoluta, credo, del pensiero culturale orientato altrove, e in democrazia la maggioranza vince sempre, insomma, e non essendo certamente allo stato attuale prospettabili cose di questo genere, bisogna innanzitutto avere una grandissima fiducia nella preghiera, come sempre in queste cose. Tanta preghiera, tanta testimonianza, quindi di amore alla vita, di accoglienza della vita, di apertura alla vita e di fiducia, d'accordo? Non dobbiamo mai lasciarci scoraggiare perché stiamo vivendo un tempo critico della storia dell'umanità, un tempo di profonda involuzione da un punto di vista morale. Ma adesso vedremo sul quinto comandamento, siamo un disastro. Quando arriveremo al sesto andiamo ancora peggio, insomma, no? Quindi siamo in una fase, come dire, sotto certi aspetti involutiva. Ma noi sappiamo una cosa, d'accordo? Che chi governa la storia e chi la porta avanti è il nostro Signore. Il nostro Signore non permetterà che il male abbia l'ultima parola. Ci sono dei momenti in cui, per misteriosi divini disegni, il male sembra dilagare, sembra
prevalere, sembra quasi, come dire, signoreggiare e sembra, come dire, occupare delle posizioni che sono, come dire, assolutamente inespugnabili. Cioè, che cosa chi è che ha il potere di farci qualcosa con questa cosa qui? Capito? Ma ecco. Qui noi cristiani abbiamo quella grandissima virtù teologale che si chiama la speranza. La speranza non è quel vago, cioè la speranza significa che noi abbiamo la certezza che nei modi e nei tempi che solo Dio sa, tutto questo grave danno, tutto questo grande male che si sta producendo sulla faccia della terra sarà fermato. Noi quello che possiamo fare per ora è portare avanti alto il Vangelo della vita, è dire serenamente, d'accordo, come le cose stanno, e pregare intensamente perché il Signore ci metta le mani, pregare intensamente, cercare di fare il possibile, parlare quando conosciamo qualche situazione di questo genere, se possibile cercare di accompagnare, di aiutare una persona ad accogliere una vita, di starle vicino, di fare il possibile, ecco, si fa quello che si può. Ok? Bene, l'opposto di questo tema, il catechismo prosegue immediatamente andando dall'inizio alla fine della vita, è l'eutanasia. Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono rispetto particolare. Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un'esistenza per quanto possibile normale. E qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile. Anche qui, il catechismo non usa mezzi termini, moralmente inaccettabili. Così un'azione oppure un'omissione che da sé o intenzionalmente provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo creatore. Cioè, chi si mette a giocare con la vita, e questi sono giochi molto pericolosi, speriamo che non se ne renda conto, o se ne renda perfettamente conto, ma sta mancando gravemente di rispetto al Dio vivente e al Creatore, alla fonte della vita. Questo è, d'accordo? Il catechismo prosegue: l'errore di giudizio nel quale si può essere incorsi in buona fede, vedete? Non muta la natura di questo atto omicida. Sempre da condannare e da escludere. Vedete come l'attenzione della Chiesa distingue l'errore dall'errante. Ma no, aspettate un attimo. Quindi vanno sempre tenuti distinti l'errore dall'errante. L'interruzione invece, distinta dall'eutanasia, sapete bene che l'eutanasia è una cosa, l'accanimento terapeutico è un'altra cosa, perché i figli di Dio, Dio è amante della vita e la vita umana è sacra. Però la vita umana, la vita biologica, non è un bene assoluto da difendere e da mantenere a tutti i costi, a qualunque prezzo e anche con mezzi, come dire, esorbitanti, straordinari, dolorosissimi o sperimentali che fanno poi che fanno a ridurre l'essere umano ad un soggetto di sperimentazione. Questo è troppo. Vedete, cioè, in tutto questo argomento, lo vedremo nel corso delle puntate, aleggia come sempre nella dottrina della Chiesa un grandissimo equilibrio. Allora, l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate, attenzione ai termini, no? Rispetto ai risultati attesi, quindi l'interruzione può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico.
Qual è la differenza? Che con l'eutanasia si procura la morte. Rinunciando all'accanimento terapeutico, non sono sofismi questi qui, sono cose molto importanti, si accetta di non poterla impedire. Cioè, mentre rinunciando all'accanimento terapeutico, tu lasci che la natura faccia il suo corso. Cioè, sta vita sta finendo. Cioè, diventerebbe un artificio mantenerla ancora in essere. Con l'eutanasia, tu acceleri questo processo o gli dai una spinta risolutiva. È molto diverso. Le decisioni devono essere prese dal paziente, continua il catechismo, se ne ha la competenza e la capacità, o altrimenti da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. Attenzione che ancora 2279, anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute ad una persona malata non possono essere legittimamente interrotte. Ci abbiamo la famosa l'alimentazione, l'idratazione, d'accordo? Non si possono interrompere. Quella è eutanasia, quelle non sono cose straordinarie, quelle sono cose ordinarie. L'uso di analgesici per evitare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, attenzione, quindi perché può succedere, può essere moralmente conforme alla dignità umana. Attenzione però, se la morte non è né voluta come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Cioè, non, se si dà l'analgesico di un certo tipo con l'intenzione di accelerare la morte è immorale. Se si dà l'analgesico con l'intenzione di alleviare il dolore, pur sapendo che magari questo può leggermente accelerare una morte che comunque inesorabilmente arriverebbe, il discorso è differente. Cioè, capiamo anche da queste cose che in campo morale, cioè, fermo restando alcuni principi, poi ci sono il fine e le circostanze che in molte azioni sono decisive. Spero che sia chiaro dal discorso di questa sera. Le cure palliative, ultimo aspetto, costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. Le cure palliative, quindi quelle che non hanno nemmeno possibili effetti di acceleramento eventuale del processo di morte, non c'è problema. Quelle si possono, non so, sono un atto di squisita carità, anche se un cristiano, bello eroico nelle virtù, intende rinunciarvi o limitarvi in parte, in spirito di immolazione, di sofferenza, di offerta delle sue sofferenze con Cristo crocifisso, di espiazione dei suoi peccati, di conversione di altre persone, e vuole liberamente farlo, è lecito. È come dire, ridurle e quindi non accettarle in tutto o in parte. D'accordo? Non è che soltanto è lecito, è un atto eroico, quindi è una cosa, però evidentemente non può essere come tutti quanti gli atti esorbitanti ed eroici, né imposta né obbligata a nessuno. Bene, ci fermiamo qui. Il quinto comandamento apre dei discorsi molto, 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 molto importanti e molto, molto delicati. L'invito di questa sera è una grande preghiera da rivolgere al Signore, ecco, perché apra nella sua infinita sapienza strade, orizzonti e modi perché il Vangelo della vita, come lo chiamava San Giovanni Paolo II, possa tornare a splendere e a diffondersi. Ampiamente e senza purtroppo tutte quante le minacce, gli attacchi e le ferite, ecco, che continuamente riceve ormai in maniera molto molto diffusa da più di qualche tempo a questa parte. Bene, ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga.